chiesa dei cristiani, santi depravati, i preti come corvi, predicano il vizio, creano miserie per accrescere la gloria delle anime perverse, del verme del peccato. Preti parassiti si nutrono del sangue, della gioia, dell'amore, di tutte le speranze. Negano la vita, il coraggio, la salute, bellezza, gioventù, virtù e libertà. Io sono l'anticristo, io sono la speranza, io sono. Buonasera con questo pezzettino, aspettate che interrompo la condivisione, tac, con questo pezzettino dal brano, scusate un attimo che devo, ok, dal brano Nietzsche l'anticristo di Alessandro Peroni, che saluto. E io alla voce, ecco, l'ho usato come un pezzettino, come sigla di questa, non questa serata perché non è una vera e propria serata, ma di questo intermezzo. Allora, io sono qui per salutare i nostri amici da casa, dal mondo di dialoghi sperimentali, che alcuni di voi penseranno che si è fermato, che è sparito, che insomma è un paio di mesi che non ci sono più le puntate di dialoghi sperimentali. Allora, dialoghi sperimentali non è sparito, è fermo da un paio di mesi per motivi organizzativi, semplicemente fatica a mettersi d'accordo sulle serate, sia da, anche da parte di noi tre veterani, io, Dan e Alessandro, ma anche da parte di ospiti che dovevano tornare, persone nuove, eccetera. Allora io ho detto, vabbè, è un momento così, non è un momento facile, direi un po' per nessuno, quasi nessuno. Non stiamo a impazzire, il dialogo sperimentale è un'espressione di libertà, nessuno di noi ci lucra, nessuno di noi ci guadagna, viviamocelo con gioia e con felicità quando ce lo possiamo vivere, in sostanza. Quindi se adesso non è il momento, facciamo uno stacchetto, come fu già lo stacchetto estivo che facemmo la scorsa estate. Ecco, quindi siamo stati fermi un paio di mesi, poco male, dovevamo ricominciare mercoledì 13, se non che il nostro caro Dan, Alessandro Sabatta, che saluto, ha avuto un problema, ha proprio un problema pratico in questo momento di connessione legato al luogo in cui vive, per dei problemi atmosferici proprio, ecco, veri e propri, sono problemi molto pratici questi di cui vi sto accennando. Allora, non è detto che lui si riesca a collegare mercoledì, e quindi, siccome siamo solo in tre e vogliamo esserci tutti e tre, non è solo un fatto di numeri, è un fatto di esserci noi che con così tanto entusiasmo non molliamo mai, allora ho detto, vabbè, non ti preoccupare, rimandiamo. Cioè, tanto tra stasera, qua al telefono sto aspettando così di comunicare con lui, tra stasera e domani mattina massimo, fisseremo la data e non sarà più in là di una settimana circa, ecco. Mi dispiace perché questo ritorno lo desideravamo tanto, ma vabbè, aspettiamo qualche giorno in più, direi che non muore assolutamente nessuno. Cosa dirvi? Ah, intanto io voglio fare un piccolo, voglio lanciare questo video di Edoardo Siviero, perché ci tengo molto, che aggiungerò il link qui nei credits. Edoardo Siviero l'avete conosciuto in Dialoghi Sperimentali, è un mio allievo di teatro, un grande sperimentatore, e ha fatto una sua versione della voce umana di Cocteau, una sua versione personalissima, molto bella, e ne ha creato un cortometraggio di cui lui si è occupato di ogni aspetto, dalla regia all'essere l'attore protagonista, l'unico, diciamo che tutto questo a me ha ricordato un po' Hermitage di Carmelo Bene, ecco, un Hermitage dei giorni nostri. Comunque non aggiungo altro, metto il link, se volete andarvelo a vedere, io ve lo consiglio agli amanti della sperimentazione, direi teatrale, ma anche cinematografica, ma anche sonora e musicale, perché ci sono dentro anche due miei brani. Quando io ti guardo, poesia di D'Annunzio, da me giuocata, e un brano con Alessandro Conedera dal progetto Alchimia Nova, il brano Spazio Profondo. Comunque, qui il protagonista è Edo, assolutamente, io ve lo pubblicizzo per lui, che vedremo tornare in Dialoghi Sperimentali. Novità
sulle nuove puntate di Dialoghi Sperimentali. Allora, io penso di riuscire la prossima volta, lo continuo a dire da mesi e mesi, riuscire ad introdurre delle parti dal vivo. Cioè, io voglio fare dei pezzettini live, anche solo un pezzettino di 5 minuti. Se non ci sono problemi di fuorisincrono, che purtroppo queste piattaforme danno questo tipo di problemi, anche col miglior computer, anche con la migliore connessione, se non ci sono problemi di fuorisincrono, essendo nella stessa casa, nella stessa stanza, dallo stesso impianto, eccetera, eccetera, che pure a volte si presentano anche così, faremo un brano insieme io e Alessandro. Se invece dovessero sorgere problemi di, diciamo, il cosiddetto fuorisincrono, no, allora io farò una cosa solista, lui farà una cosa solista, presumibilmente. Comunque, i momenti dal vivo finalmente partiranno. Ci saranno tante novità. La nuova puntata, la prima, sarà una puntata rilassante, una puntata da chiacchiera, nel senso, intendo semplicemente dire, non sarà una puntata in cui ci sarà un tema specifico e chissà quanti ospiti, saremo noi tre che riprendiamo e da lì vediamo che cosa riusciamo a creare. Quello che a noi interessa è che Dialoghi Sperimentali mantenga questa sua caratteristica di essere quella che io definisco un'isola felice in qualche modo, un'isola di libertà, un luogo di incontro tra artisti, ma anche non solo artisti, anche persone di cultura, persone che vengono da anche altre esperienze, non mainstream, ecco, non ingabbiabili in schemi rigidi e commerciali, persone che vogliono lanciare dei semi con la propria arte, con la propria creatività o volendo anche solo con il proprio pensiero. O ci potranno essere anche ospiti che saranno persone che si vogliono semplicemente confrontare. Comunque sia, ci aspettiamo di finalmente rivederci alla prossima puntata, che sarà al più tardi settimana prossima. Quindi rimandata purtroppo la serata del 13 per motivi pratici, ma non gravi, ripeto, sono dei motivi assolutamente esclusivamente organizzativi. Bene, allora io a questo punto, il bello della diretta, vi lascio ancora una volta con Vado Avanti, metto la seconda parte, così vado a naso, non so, ma sì, dai, vado così con la seconda parte di Nietzsche l'Anticristo, che vede me e Alessandro Peroni, poi lo presenteremo in puntata anche questo brano. E vi lascio con questa, che così dà un tono, secondo me, più che piacevole. Eccola qua. Bene, vi ringrazio, vi saluto e a prestissimo. Dialoghi Sperimentali continua, continuate a seguirci. Maledette le parole, Dio Salvatore, Santo Redentore, il resto è conseguenza. Io sono l'Anticristo, io sono la speranza, io sono... Mm-hmm.